E mentre il mondo dorme, QRP e Sentieri e la banda dello Scarpone sono in movimento. Bentornati cari amici e care amiche. Ciao a tutti, buongiorno. Dopo un'assenza di quasi 3 mesi, perdonateci, faceva troppo caldo e non avevamo voglia di prendere troppa arsura estiva. Siamo tornati questa mattina e stiamo andando, a parte che sono le 7 di mattina, è già un'ora che viaggiamo, ma stiamo andando verso il Torinese, le valli di Lanzo. Tra l'altro spacchiamo l'anno di QRP e Sentieri della banda dello Scarpone. Si festeggia ragazzi, qua è un anno che Bossi e Pastorello stanno camminando per le montagne. Abbiamo preparato il catering, ci sarà un servizio di catering ad aspettarci, un piccolo rifresco, chi vorrà venire sarà già finito. Quindi. Esatto, lasceremo alle marmotte qualcosa allora. Abbiamo lasciato la macchina ad Alpi Forno Graie, nella piazzetta che c'è. Vi segnalo qua la presenza di una fontanella dove eventualmente potrete andare a ricaricare quelle che sono le vostre riserve idriche. E da di qua noi partiamo e seguiremo il sentiero che procede a sinistra. Siamo arrivati dopo 2 ore e mezza di strada. Dall'autostrada, dalla cintura di Torino, prevedete almeno un'oretta di strade tornanti per arrivare qua. Comunque è fattibile la cosa. Abbiamo lasciato la macchina nella piazzetta, come detto in precedenza, e si parte. Destinazione? Destinazione vi faremo vedere. Dovremmo raggiungere una cosa bella, poi lo vedete dopo. Comunque, bivacco. E come potete notare, ho cambiato tipologia di zaino. Dal 40 litri sono passato a un 75 litri e di spazio ne abbiamo, quindi abbiamo caricato qualunque materasso, cosa. Materasso, cuscino, sì? Esatto. Mobile. E il peso è diminuito, vero? Matto. Va bene, dai, partiamo, se no non ce la facciamo più. A dopo. Allora, come normalmente scrivo sotto ad ogni video, noi non siamo delle guide esperte, non siamo delle guide naturalistiche, i nostri sono solamente dei video racconti dell'escursione che facciamo, quindi non prendeteli mai come esempio, sono dei racconti dell'escursione. Ovviamente noi nel nostro piccolo cerchiamo di svolgerli col massimo della sicurezza ed è per questo che Pappo si è dotato di un navigatore GPS di ultima generazione, non diciamo la marca, ma è un GPS map, giusto Pappo? Sì, assolutamente, tra l'altro ho preso anche la fascia per lo zaino in modo che ce l'abbiamo a portata di mano, se serve si stacca, si controlla la cartografia, l'altimetria e tutte le statistiche, ma la cosa bella è che è sempre portata di mano in caso di necessità. Questo è dotato con un abbonamento da attivare di un tasto SOS che va alla centrale operativa per poter richiedere dei soccorsi per qualsiasi tipo di necessità. Certo, quindi questo per dirvi, se volete seguire questo esempio, bene, seguitelo, ma per stimolarvi anche voi a effettuare un'escursione nel massimo della sicurezza. Se non lo sapete, affidatevi a una guida esperta, perché in montagna non si scherza. L'estate purtroppo ha evidenziato quelli che sono stati dei gravi incidenti in montagna, quindi attrezzatevi sempre secondo cognizione. Allora, questo primo pezzo è caratterizzato dall'alternanza di pezzi in salita belli, belli onesti, con parti pianeggianti come questa. I segnavia sono correttamente posizionati, li vediamo, c'è una buona cartellonistica e devo dire che fino a questo momento la passeggiata si sta svolgendo
nel migliore dei modi. Abbiamo un tempo non proprio bello, vedremo un attimino. Dovesse mai mettersi a piovere, comunque siamo attrezzati con tutto quello che serve. Siamo a metà percorso e stimiamo ancora in un'oretta e mezza l'arrivo al bivacco. Ovviamente è iniziato a piovere, Ricky? È iniziato a piovere. No. Fuori le coperture. Si vede bene la vallata. Niente. Adesso solamente. Niente, una nuvola di passaggio. Aspetta, questa è la nostra visuale. Giù. Mamma mia. Allora, ci troviamo ad Alpe di Sea, come potete vedere. Ma c'è un'indicazione molto importante che vi segnalo. Abbiamo questa palina che ci dice acqua a 10 metri, quindi tenetelo presente per eventualmente rifocillarvi. Niente, 300 ore a spiegare, a zoomare qui e dire che c'è da fare. Se sapessi usare OSM End, schiacci qua sopra e ti dice che c'è una sorgente a 8 metri, sorgente naturale. Va bene, dai, il cartello diceva 10, OSM End ci dice a 8. Va bene, dai, allora raggiungiamola. Allora, in primis, Pappo, dici una cosa, abbiamo preso un po' d'acqua? Sì, ma è come se, come d'estate quando attivano gli evaporatori, uguale. Ok. Sì. Ci siamo quasi. No, il nostro obiettivo è Pian della Mussa a 4 ore e 30 da di qui, dopo 3 ore di cammino. Ok, non ce la faremo. Sei matto? Ma il Just Nuovo è a 25 minuti. Sì. In ogni caso ci sono altre belle escursioni qua eventualmente da fare. Sì, c'era il bivacco Soardi che è dopo il Just Nuovo, però da di qua, da dove ci fermiamo noi, c'è ancora un'altra ora e mezza, mi sa che con questo tempo e la voglia oggi... Non rischiamo, no. E lo consigliamo sempre a tutti. Si può raggiungere il Colle del Sea dove c'è il ghiacciaio, a 3100, però sono 4 ore da di qua. E forse non abbiamo neanche l'attrezzatura per affrontarlo. No, perché ci sarà sicuramente neve, quindi almeno i ramponcini saranno obbligatori. Ma non è il nostro caso, noi facciamo il nostro sentiero, arriviamo al bivacco che vi faremo vedere e poi... Attività radio. Panino, cicchettino, caffè e poi... Va bene, non spoileriamo, qua la giornata è ancora lunga, ragazzi, a dopo! Vorremmo dare un'impronta anche un po' più scherzosa al canale. Cosa stai facendo, Pappo? Mi mando come sarà il bivacco che incontreremo quando arriveremo su. Bivacco Just Nuovo, spoiler di Patrizio Pastorello. Allora, noi non abbiamo trovato nulla a livello di acqua, a livello di rubinetti o comunque di piccola sorgente. Se qualcuno di voi ha fatto questo percorso e vuole integrare questo video, lo scriva sotto nei commenti. Di certo noi, se ci trovassimo in emergenza e dovessimo bere quest'acqua, la faremmo comunque bollire prima, avendo il torrente, perché comunque ci sono parecchi alpeggi, abbiamo trovato delle mucche e quindi potrebbe esserci una carica batterica eccessiva, quindi la faremmo bollire, è una nostra precauzione. Bene, ci siamo. Ok, purtroppo l'action cam sgrandangola molto. Qua dovreste vedere il bivacco con la forma che ci ha indicato il Pappo prima. Pian piano adesso lo raggiungeremo. Bene amici e amiche, siamo arrivati al bivacco Just Nuovo. Guardate in che contesto è inserito. Dico la mia solita frase, è bellissimo.
Ne abbiamo già scoperto gli zaini perché comunque strada facendo abbiamo incontrato un po' di pioggerellina, secondo me era giusto l'umidità di qualche nuvola. Il tempo sembra che si stia stabilizzando pressappoco e ho il piacere di mostrarvi l'interno del bivacco. Allora, bivacco innanzitutto, per quello che ne so io, identifica una struttura temporanea. Uno si trova di passaggio, ha bisogno di pernottare o comunque un posto in emergenza, e questo è come è stato studiato il bivacco. Inutile dire che bisogna sempre rispettarlo nella sua interezza, quindi tutto quello che entra esce, dai rifiuti a quello che abbiamo portato. Anzi, il buon Pappo stava pensando una cosa, vero Pappo? Cosa stavi pensando di fare dalle prossime escursioni in bivacco? Ho visto che comunque lasciano sempre il quantitativo di cibo, c'è una caffettiera, adesso poi vedrete dentro le due o tre cose di primaria importanza che ci sono. Però potrebbe essere anche utile dell'abbigliamento, quindi magari anche solo una t-shirt, una maglietta. Noi vorremmo farle magari col logo di QRP e la banda dello scarpone, magari lasciarne una qui, una M, una L a disposizione, non da portare via subito. Non è un omaggio di QRP e sentiero la banda dello scarpone, è in emergenza. Voglio dire, arriva qualcuno qua sudato, si è dimenticato la maglietta, prima che prenda freddo è meglio trovare una maglietta, con l'impegno e tra virgolette l'obbligo morale di fare altrettanto. Cioè, se Pappo qua dovesse trovare una maglietta, ok, la può prendere. Ovviamente chi dovesse utilizzare il capo non può poi riportarlo sopra, e quindi l'impegno che noi lasceremmo è quello di portare in un'escursione successiva anch'esso una maglietta da lasciare a un'altra persona che eventualmente la potrà prendere, che la porterà a casa, che la riporterà. Insomma, secondo me, creando questa catena potremmo creare un po' di solidarietà per chi si trova in difficoltà. Bravo Pappo, ottima idea. Benissimo amici, ora entriamo nel bivacco. Allora, la porta ovviamente era chiusa e fermata con dei sassi, quindi vi consiglio poi di richiuderla e di appoggiarci i sassi. Entrando troviamo questa struttura, ok, con la forma che Pappo ci aveva indicato poc'anzi. Allora, descrivervi l'odore del legno che c'è qua dentro è... no, non si può. L'olfatto è un senso che con la vista è difficile da emulare, però vi possiamo dire che c'è un odore molto molto gradevole. Abbiamo due piani dove poter andare a mettere dei sacchi a pelo, dei sacchi lenzuolo. Non sappiamo stimare quante persone potrebbero starci. Ad occhio, cosa ne dici Pappo? 4 sotto, 3 sopra e 2 ai lati? Sì, tranquillamente, una decina. Poi comunque, insomma, la comodità in un bivacco penso si debba lasciare a casa. Come diceva Pappo prima, qua abbiamo delle coperte, delle coperte di lana, eventualmente per riscaldarvi. E qua abbiamo un po' di tutto, abbiamo dei legumi, ovviamente controlliamo sempre la data di scadenza, c'è del tonno, c'è una zuppa, c'è una camomilla, c'è forse un liquore, una polenta, insomma qualcuno che è passato e ha voluto lasciare la solidarietà del cibo. Alla nostra sinistra, entrando, abbiamo il tavolino dove eventualmente cenare la sera, e in clone con il lato destro abbiamo un altro posto letto. È bellissimo. Abbiamo anche forse una luce, giusto? Sì, perché il rifugio è dotato di pannello solare esterno e quindi l'illuminazione è presente. Ma noi, per non scaricare eventualmente le batterie, se ci sono le batterie d'accumulo, o comunque non sfruttare il pannello, vi evidenziamo che abbiamo, vero Pappo, anche delle candele. Secondo me di sera ha più senso usare una candela, fa molto 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 più wild. Sì, diciamo di sì, ci sono anche delle citronelle qua. Va bene, ma zanzare non penso che ce ne siano, però eventualmente serviranno anche un liquore. Non c'è. Pappo! Che figata!
Sì? Che strano, non potrei star così perché ci andrebbe un telo, ma mi sono appena appoggiato. Certo. 6 km, 600 metri di dislivello, già morto. Andiamo al bivacco là, facciamo, ma Per va. oggi va bene Per così. oggi E sì. ora se magna. Ciao. Sono onesti sti panini. Il pranzo è stato consumato, manteniamo le tradizioni che sono nate dal Alpedevero. Ok, abbiamo portato la Franca, la caffettiera, eccola qua. E la Franca ci accompagnerà in un'esperienza di sensazioni uniche. Emozionale. Io ho portato Gino in Esatto, bottiglino. solito liquorino Ma da. sta quasi per finire, secondo Ok, è me. vero, è vero. Allora lo dico ufficialmente. Quest'estate, siccome sono stato nel Salento, ho portato a casa, come ricordo, il liquore del Salento. Ne approfitto per salutare l'amico India Whisky 7, ecco bravo bravo Gianluca, che vive proprio da quelle parti. Pappo comincia ad avere un pochettino fresco, Sì, abbiamo preso un po' di bagnata e Ecco, adesso ma non iniziamo. temete perché comunque il caffettino sarà corroborante. Ma come parlo io? Ma non lo so neanche cosa ho detto. Va Ah, bene. va! Allora. Questo caffè, ovviamente come avevamo già fatto l'altra volta, ha un sapore unico. Voglio fare una dedica, attenzione. Lo dedico ai miei genitori, a mio papà, che quando ero piccolino, già dall'età di 5 anni, 6 anni, mi portava nel periodo estivo in montagna. Ovviamente lavorava solamente lui, quindi non c'era le necessità, cioè le potenzialità economiche per mangiare sempre nella baita o nel rifugio. E allora ci arrangiavamo sempre con i vari picnic. E quindi tutte queste cose qua sono una cosa che mi è stata tramandata. Quindi vi ringrazio ufficialmente, soprattutto per quando mi mandavate anche al campeggio Don Pietro a Valenza, perché senza di quello non avrei avuto lo stimolo per la montagna e non sarei qua oggi pomeriggio. Grazie Beppe, grazie Anna. Questi caffè sono per voi. Ovviamente non posso non onorare questo posto, questo rifugio, facendo attività radio. Ho montato la mia antenna Enfed, AV invertita, e qua abbiamo il nostro 705. Proverò a spottarmi, dopodiché comincerà l'attività radio vera e propria, mentre il buon Pappo sta ancora dormendo. Bene, cominciamo ad operare. Is this frequency news? È in uso la frequenza? Is this frequency news? È in uso la frequenza? Bene, possiamo cominciare. CQ, this is India Unit for One, Papa Sulu Charlie. Siamo in fase di partenza, amici e amiche. Allora, abbiamo fatto le pulizie. Troviamo anche una scopa per dare giustamente una ripulita nel caso in cui avessimo sporcato. Lasciamo come ricordo per questo bivacco l'adesivo ufficiale di QRP e Sentieri, ma non andiamo ad appiccicarlo come forma di rispetto comunque per non andare a rovinare niente. Lo lasceremo qua in alto allora, ok? Chi vedrà eventualmente questo video, vabbè. Ovviamente gli chiediamo di non toglierlo, è un ricordo che noi lasciamo qua, ok? Quindi chi passerà eventualmente da questo rifugio, se vuole poi lasciare un commento o comunque una traccia del suo passaggio sul nostro YouTube, lo faccia tranquillamente, ok? Si riparte! Al buon Pappo l'onere o l'onore di chiudere il rifugio in modo ufficiale. La luce l'abbiamo La spenta. porta è difettosa, c'è scritto di accostare le pietre, cosa che noi facciamo. Tra l'altro pesano proprio. Benissimo. E ringraziamo il bivacco Jazz Nuovo che ho fatto 1 ora e mezza di pennichella. Esatto. Spettacolare. Tu che hai usufruito non del pernotto, del riposo, com'è stato? Bellissimo.
portando, padron Frodo? Tu non puoi passare! Niente, signori, stiamo prendendo la nostra solita dose di pioggia, ma ci sta, e davano pioggia intorno alle 16, sono le 16.30 e il meteo non ha sbagliato. Ma siamo a 3 km dalla macchina, quindi mantellina e via andare. Inaugurato la mantellina del Bossio. Perché l'ho portata dietro. Riutilizzata la mantellina mia. Piove ancora. Video di chiusura di questa bellissima passeggiata. Come potete vedere, mi sono bagnato i capelli, anche oggi è stata, forse timbriamo la quarta escursione con pioggia al ritorno, ma noi siamo ben attrezzati ed è stato anche piacevole aver rotto l'arsura estiva con questa pioggia divina. Ci è piaciuta questa escursione? Sì. Personalmente sì, direi proprio di anche sì. Anche questa, abbiamo scoperto una nuova vallata. Molto bella, ci sono altre 1000 escursioni da fare in questa zona qua. Purtroppo abbiamo preso pioggia quasi dall'inizio alla fine, ma va bene, tolto il caldo che abbiamo patito quest'estate, va bene. Il rifugio è bellissimo, ve lo consigliamo, la passeggiata lo stesso, e noi adesso rientriamo alla nostra macchina per poi tornare nella nostra città. Abbiamo ancora un due ore e mezza di strada, quindi facciamo suonare i bagagli, ci cambiamo, perché come detto in precedenza siamo marci e basta. Alla fine abbiamo fatto 14 km andate e ritorno, più o meno 700 metri di dislivello, andare 700 tornare. Direi che è fattibilissimo, per sì. Le nostre competenze, per la nostra preparazione è fattibilissimo. Tre ore andare e 2 ore e mezza tornare, va bene. Assolutamente, assolutamente. Bene, allora vi diamo appuntamento alla prossima escursione, che sarà nel breve, se il tempo sarà clemente vi riserviamo un'escursione di 2 giorni con pernotto in bivacco, quindi ci divertiremo, ma basta, non ce la tiriamo più, perché quando ogni volta che programmiamo qualcosa, come potete ben vedere, va a finire a schifio. Bene, dai, da Ricky e Pappo alla prossima e buone camminate, allora. Ciao.